Quanti casi abbiamo risolto, cara Sibilla? Guarda, signor investigatore, cosa ho trovato in questo archivio. Mamma mia, questa è la ciabatta del colpevole. Ne sono passati di anni. Era il 2022, eravamo due giovani investigatori. Adesso sono curioso. Povero Omar, voleva solamente palleggiare tranquillo. Buongiorno a tutti. Allora voi vi chiederete come mai ci siamo, abbiamo iniziato con questo particolare documento. Oggi con questo approfondimento, questa unità di approfondimento sulla letteratura, cercheremo di affrontare anche il tema degli stereotipi con i quali si inquadra, per esempio, il fenomeno della disabilità. Ma di chi ci occupiamo oggi? Ecco, li troviamo semplicemente chiudendo questo file. Eccoli qua, Giovanni Pascoli e Gabriele D'Annunzio. In particolar modo vorrei approfondire la figura di D'Annunzio confrontandola a tratti con Pascoli. E anche qui voi direte, ma che accostamento strano, accostamento anomalo, questi due personaggi della letteratura italiana, diremmo quasi agli antipodi se ci riferiamo soprattutto ad D'Annunzio, il tema della disabilità. Ma come sapete è una caratteristica delle mie lezioni che definisco contaminate, che arrivano dallo sprofondo, risalgono, si mescolano all'attualità, ai problemi presenti, riprendendo certamente le nozioni della letteratura del passato. Ecco, e ho voluto legare il tema della disabilità, ma come dire, sua visione spesso stereotipata, appunto delle incapacità, delle arretratezze, di chi soffre di questa, di questo stato, e il passato letterario. D'Annunzio sicuramente era una figura che, per quanto ricca di contraddizioni, inquadrata con diversi, che può essere inquadrata da diversi punti di vista, molto criticabile, certamente ha fatto una battaglia contro lo stereotipo, cercando nell'opera d'arte una forma sempre originale, una forma di inquadramento della realtà sempre originale. Certamente non importa in questo momento sapere quale fosse la visione di D'Annunzio della disabilità, forse ne aveva una visione più, come dire, più soft Giovanni Pascoli, con il suo tema del fanciullino, però veniamo con ordine. Stiamo facendo una nuova lezione, una nuova unità di approfondimento, scusate, di apprendimento costruttivista. Arricchiamo la nozione che dobbiamo trasmettere in qualche modo ai nostri allievi attraverso una serie di stimoli, una serie di elementi nuovi, contaminanti, che arricchiscono la formazione della conoscenza nei nostri allievi. Ovvero la conoscenza non è qualcosa innato di chi abbiamo di fronte, che deve essere in qualche modo ripreso, in qualche modo riavvivato attraverso nozioni, conoscenze astratte, ma è un qualcosa che costruisco rispetto alle esperienze, rispetto a ciò che io vado a acquisire, assorbire dalla realtà che mi circonda. Quindi quale migliore occasione per me, che arrivo da una lunga professione di giornalista, ecco quale migliore occasione per mettere in pratica una conoscenza che è anche informale del mondo che ci ritrae. Ho scritto spesso di disabilità, ho scritto spesso di problemi che riguardano quel mondo e volevo
Comunque ho trovato uno spunto per inserirli in questa unità di approfondimento relativa alla storia della letteratura. Questo è l'avanzare tipico della nostra unità. Di solito partiamo avendo ben chiaro con chi abbiamo a che fare, qual è la nostra classe. Di solito potrebbe essere la fine di una seconda o la terza classe di scuola secondaria di primo grado, una scuola media, una scuola che immagino, una classe, scusate, che immagino varia e giustamente il giusto contaminata da presenze le più diverse. Ci sono ragazzi stranieri, ci sono ragazzi di seconda generazione, ci possono essere bisogni educativi speciali per carenze culturali linguistiche, ci sono appunto anche dei disturbi specifici di apprendimento. Quindi la classe sarà organizzata probabilmente in piani, con dei piani didattici personalizzati, con misure compensative, dispensative, che andranno applicate sì in fase di verifica, ma anche nelle fasi di lavoro produttivo, quindi schemi, quindi mappe concettuali, quindi riassunti, sempre utili da organizzare con il docente, da coordinare e concordare con lui, ma anche in autonomia. Dobbiamo raggiungere, per quanto riguarda il principio costruttivista, il cosiddetto sapere agito. Un sapere, ripeto, non astratto, non mnemonico, ma un sapere che possa portare a una mia azione attiva nella realtà. Quindi mettiamo assieme delle abilità e delle conoscenze. In questo caso le abilità di solito con la lingua rispecchiano la prima delle competenze europee, delle famose 8 competenze europee, che sono il cuore di questa conoscenza costruttivista, di questa conoscenza capace di agire. La prima è la competenza, la capacità di affrontare la madrelingua, quindi comprenderla, studiarla, scusate, comprenderla, usarla, scriverla, parlarla. Ecco, questo è ciò, la prima competenza che mi dà la letteratura. Ma in questo caso abbiamo anche dei temi etici molto forti, ci sono competenze sociali e civiche nelle 8 competenze che andiamo a fare. In più avremo, come vediamo anche da qui, la realizzazione di un compito autentico, di un compito di realtà, e quindi capacità imprenditoriali, capacità a organizzare il mio spazio, capacità a organizzare il rapporto con gli altri, i lavori di gruppo. Quindi, come vedete, sono diverse anche nella letteratura le abilità che possono comportare una determinata competenza. Per quanto riguarda le conoscenze, aspettiamo un attimo, perché sulle conoscenze, che sono ovviamente le nozioni che porteremo a casa in questa particolare lezione, dobbiamo avviare da partire da alcuni prerequisiti. Per esempio, la stessa figura di uno dei nostri autori di riferimento. In questo caso abbiamo detto, per esempio, il Pascoli. Il Pascoli l'abbiamo già fatto in una unità di apprendimento precedente, in cui abbiamo parlato del passaggio tra romanticismo e primo decadentismo. Dobbiamo anche riprendere quel periodo, se vogliamo, capire se la classe ha ben chiaro quel momento, il momento storico in cui passando attraverso il positivismo l'Europa vive la grande novità della rivoluzione industriale, di un progresso che riporta come nell'illuminismo una grande idea positivista, le capacità dell'uomo, le capacità della ragione. Ecco, questo però comincia a intrecciarsi ad un certo punto con una prima crisi, una prima crisi economica che avviene intorno agli anni 70 del 1800, e del resto le città già avevano presentato tutte le contraddizioni di questa rivoluzione industriale, che aveva certo riguardato, migliorato le condizioni di una borghesia già agiata, ma in qualche modo aveva presentato tutte le contraddizioni di una classe popolare
che si era inurbata, cioè era passata dalle campagne alla città, ma certo la sua vita non era migliorata immediatamente, anzi furono relegati nei quartieri più poveri, nei quartieri dei lavoratori di queste, e furono costretti ai terribili orari delle fabbriche di quegli anni, le 10-12 ore di lavoro e alle terribili condizioni di vita e di lavoro. Queste contraddizioni si presentarono già spesso, già subito, diciamo così, misero in discussione il positivismo così come l'abbiamo presentato, no? Cioè la capacità della ragione di imporre l'uomo e le sue volontà, diciamo così, sulla realtà. Ciò riguardava forse una piccola parte di società. Il resto, come ci ha raccontato anche il Verga, è fatto da sconfitti, è fatto da vinti, è fatto da persone che soffre. Ecco allora che i poeti, gli artisti cominciano a ribellarsi, diciamo così, a questa idea neo-illuminista, quasi potremmo dire, appunto positivista, e si rifugiano in un loro universo, diciamo così, l'universo dell'arte, l'universo della bellezza artistica, della bellezza estetica. Pascoli si era, come dire, si era rifugiato nell'idea del fanciullino, quindi nell'idea della una sorta di originaria condizione di purezza dalla quale il poeta otteneva le proprie ispirazioni. Ma parlando di Pascoli avevamo accennato a personaggi come Baudelaire, sicuramente, che fu l'antesignano, e poi Rimbaud, Valéry, poeti maledetti, poeti della Rive Gauche, poeti che rifugiandosi nella loro esistenza bohemienne, appunto cercavano di accantonare le problematiche che la vita contemporanea presentava loro. Era una sorta di disimpegno estetico, disimpegno artistico. Questo alcuni storici della letteratura la chiamano la prima fase del decadentismo, la fase del prendere coscienza della situazione in cui si era. Una seconda fase più matura la vedremo con personaggi quali Pirandello. Ecco, ci fu invece una maggior consapevolezza di cosa fosse, di quale fosse il ruolo del decadentismo nella letteratura, le capacità di trovare vie d'uscita. Ecco, abbiamo detto, questi sono un po' i prerequisiti necessari, ripeto, per partire, capire come la classe è preparata su questi prerequisiti, impostare una prima verifica di valutazione, naturalmente in itinere, una verifica formativa, magari fatta semplicemente con delle domande a risposte multiple, poi avviare la frase che avevamo detto di prima produzione, o meglio di conoscenza, di in questo caso entriamo in media res, ovvero nel confronto, per poi dedicarci soprattutto alla figura del nunzio. A questo punto vorrei mandare una poesia letta di D'Annunzio che ci permette di introdurre le caratteristiche di questo poeta. Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esuli a conforto, che lungo illuda la lor sete in mia. Rinnovato hanno Verga ad Avellano, e vanno pel tratturo antico al piano, quasi per un erbal fiume silente, sulle vestigia degli antichi padri. O voce di colui che primamente conosce il tremolar della marina. Ora lunghesso e lo litoral cammina la greggia.
senza mutamento è l'aria. Il sole in bionda silla viva lana che quasi dalla sabbia non divaria. Isciacquio, calpestio, dolci rumori. Perché non son io quei miei pastori? Ecco, non dimentichiamoci che questa lezione vuole essere anche una battaglia contro gli stereotipi, una battaglia che parte da questa notizia della decisione di costruire una sorta di mini serie web presente su YouTube che ha come protagonisti appunto un gruppo di disabili, tanto per appunto combattere l'idea sin troppo stereotipata della disabilità come incapacità a fare qualsiasi cosa, come tendenza della società ad accantonare queste persone con questo tipo di problema. Un progetto che ha avuto anche un importante ruolo educativo su queste persone, di crescita culturale, personale, psicologica, anche professionale. Ecco, dicevo di Pascoli e D'Annunzio, dei poeti, questa nuova fase della storia della letteratura, che certo contro lo stereotipo immagino si scagliarono in diverse occasioni. Sicuramente Gabriele D'Annunzio divenne poi uno stereotipo, diciamo così, giocando un po' sempre su questo termine, lo stereotipo dell'artista tout court, dell'artista completo, di colui che fa della propria vita una forma d'arte. Pascoli fu una figura molto più, se vogliamo, umile da un certo punto di vista, no? Più rigorosa nella sua carica di studioso della letteratura, docente universitario. D'Annunzio esplose in una vita dedicata totalmente all'arte, che è in una vita che trasformò a sua volta in un'opera d'arte. Potete immaginare come figure del genere all'epoca potessero essere contrarie, potessero essere assolutamente combattere assolutamente, scusate, anche loro il concetto di stereotipi, perché nell'arte sicuramente, nella forza estetica di un verso, c'è anche la volontà di costruire qualcosa di nuovo, di originale, che certo non scimmiotta qualcosa che già esiste, non scimmiotta i modi di dire, non scimmiotta le false visioni, le false credenze, le leggende metropolitane, cerca di costruire a sua volta, prendendo ispirazione dalla realtà, qualcosa di nuovo, qualcosa di eterno. Ecco, questo è sicuramente un motivo ispiratore dell'arte di Pascoli e soprattutto di D'Annunzio. Quindi ecco, abbiamo visto già prima una prima differenza, no? La vita come opera d'arte, questo fu sicuramente Gabriele D'Annunzio, sappiamo, nato a Pescara, morto alla fine degli anni 30 del Novecento, quindi ha vissuto una fase sicuramente importante, forte, significativa della nostra storia italiana ed europea. Qualche anno prima, qualche decennio prima, morì invece Pascoli. Quindi prima abbiamo detto del decadentismo come volontà di attraverso la poesia, ma anche la conoscenza che infonde la poesia, la conoscenza particolare, lo stimolo verso la spiritualità, l'interiorità, eccetera. Ecco, il tentativo di questi poeti attraverso questo di come dire, accantonarsi dalla realtà più viva, più cruda, la realtà verista, la realtà più problematica. Ecco, Pascoli si rifugia nel mito del fanciullino, abbiamo detto, e D'Annunzio si rifugia sicuramente in un mito più esteta. Se vi ricordate, le poesie di Pascoli erano poesie che in qualche modo diedero il titolo alla sua raccolta più famosa, Miriace, ma una pianta semplice, una pianta quasi
quasi essenziale, ecco. Le sue poesie erano così, influenzate da concetti semplici, da miti quasi popolari, appunto della sua infanzia. Gabriele D'Annunzio, viceversa, sì, fece un'operazione simile, si rifugiò in un proprio mondo, ma era un mondo estetico, un mondo sensista, fatto di sensazioni importanti che si riallacciavano, come nella poesia che abbiamo ascoltato, non tanto a una realtà semplicemente delle proprie, della propria infanzia, quanto anche una realtà bucolica, se volete, di respiro quasi arcadico, quindi di una certa classicità, sempre per tendere ad un afflato di esteticità alta, elevata, non certo umile come era ai tempi di Pascoli. Ecco, detto questo, possiamo distinguere le fasi della poetica dell'Annunzio in fondamentalmente due fasi, no? Abbiamo, ripeto, la fase esteta, la fase sensista, la fase sensualista, in cui appunto con questi canoni il D'Annunzio si crea un proprio mondo, una propria sfera nella quale attingere per costruire la sua poesia, le sue opere d'arte. Un'opera significativa sarà Il piacere da questo punto di vista, e poi la fase del superuomo, la fase in cui il poeta si erge a figura quasi vaticinatrice, quindi una figura di guida, una figura che domina sulla società, e questo gli arriva ovviamente dalle letture di Nietzsche e del suo Übermensch, anche se Nietzsche con questa figura pensava più a un oltre uomo, all'uomo del dionisiaco, no? Che dall'Apollinio tendesse al dionisiaco, con una completa dominazione delle proprie forze, delle proprie capacità, e che gli permettesse dominio sul presente, soprattutto anche sul concetto di religiosità, di spiritualità, di divino. Ecco, traducendo questo termine Übermensch in superuomo, si accresce l'idea quasi machista, no? di questo termine, l'accezione di questo termine, capacità quasi anche, se vogliamo, fisiche, no? Forza fisica di agire sulla realtà. La Vergine delle Rocce e altre opere di questo tipo, alcuni passaggi dell'Alcione stesso, che è la raccolta di poesie più importanti del nostro D'Annunzio, ci danno una quadratura di questa tendenza verso il concetto del superuomo. Poi soprattutto sarà la storia vissuta da D'Annunzio stesso, no? Darci l'idea di come forse si è deciso a deviare verso quell'aspetto. Pensiamo alle sue imprese, l'impresa di Fiume, alla fine della Prima Guerra Mondiale, e poi anche a tutti i tentativi di presa nell'ambito della destra nascente in Italia, e il suo buon ritiro finale appunto dalle parti del Vittoriano. Il Vittoriale stesso è una sorta di monumento a tutto ciò che abbiamo detto, no? Se andate a visitarlo potrete apprendere ciò. Ecco, questo per quanto riguarda D'Annunzio, quindi le nostre conoscenze di questa parte. Dicevamo di chiudere questa unità di apprendimento con un'attività, abbiamo detto, un'attività appunto di compito di realtà, partendo dal concetto di stereotipo, smontare il concetto di stereotipo, legarlo alla condizione della disabilità e costruire una serie di storie, una serie di blog, se vogliamo, di esperienze, di eventi che possano aiutare a smontare il concetto di stereotipo sulla disabilità. Un passo indietro, è importante anche verificare subito dopo la
come dire, l'aver terminato le conoscenze sul decadentismo d'Annunzio, una breve verifica su quanto detto, anche quella è una verifica formativa. Per quanto riguarda invece l'importante lavoro conclusivo di compito di realtà, viene d'aiuto un sito che si chiama Ability Channel, sul quale possiamo trovare decine e decine di spunti, di storie, andando a, vedete, a così navigare sulle varie sezioni di questo tipo, storie di disabilità. Per esempio, la storia di un ragazzo che oltre ad essere disabile è anche di origine straniera ed è alla ricerca ed è in attesa di ottenere la cittadinanza. Quante scommesse questo giovane deve affrontare? Ecco, la classe vorrei che raccogliesse, lavorando in gruppi, una serie di storie di questo tipo per formare appunto un manifesto contro, che è pratica un blog, contro lo stereotipo sulla disabilità. Quali sono le caratteristiche di questo stereotipo che D'Annunzio probabilmente avrebbe combattuto, ovvero sono come dire, il fatto che certe persone è giusto che stiano relegate e vengano assistite come dire, in una sorta, permettetemi il termine, il ghetto della nostra società, lì assistite, lì vezzeggiate, lì se vogliamo compatite, ecco, ma non potranno mai fare nulla di particolare queste persone. E no, questo stereotipo è da combattere, questo stereotipo è da assolutamente distruggere, annullare. E quindi nella realizzazione di un blog che tecnicamente faremo come sempre attraverso il servizio blog di Google, ecco, noi costruiremo una serie di esperienze che ci permetteranno di dire che la disabilità è semplicemente una condizione di vita, ma che fino a un certo punto può essere combattuta. Ecco, a questo punto è importante poi arrivare a giudicare il lavoro dei nostri ragazzi attraverso le rubriche di valutazione che sono state pensate apposta proprio per compiti autentici. Andremo a valutare il prodotto, il processo per arrivare a questo prodotto, come vedete, e infine andremo ad autovalutarci anche noi docenti e gli alunni stessi. È importante soprattutto nel prodotto, ovviamente dobbiamo capire come il messaggio è stato veicolato, in che maniera chiara, se è stato compreso, se viene compreso con facilità. Insomma, naturalmente i compiti in realtà hanno l'obiettivo finale di stimolare fortemente la capacità di, come dire, di approccio alle competenze chiave. Nel caso del prodotto, fondamentale è la competenza di elaborazione della madrelingua e anche alcune competenze come l'imparare ad imparare, perché io devo rielaborare un qualcosa che mi è stato portato, o magari anche capacità imprenditoriali. Nel processo, dove io vado a valutare quanto sono rimasto autonomo nella mia organizzazione, che relazione ho avuto con i miei compagni, perché ovviamente di solito si tratta di lavori realizzati in unione con altri, quindi lavoro di gruppo, cooperative learning, quindi partecipazione, responsabilità nel condurre il mio lavoro, flessibilità nel comprendere le problematiche che si devono avviare e consapevolezza. Anche in questo caso le competenze ruotano tutte attorno a capacità sociali e civiche, imparare ad imparare, capacità imprenditoriali, di sviluppo di tematiche, capacità anche digitali per la realizzazione del lavoro finale. Detto questo, con l'autovalutazione chiudiamo. Spero che questa unità vi sia sembrata interessante. Alla prossima.